Quando Simone mi ha proposto di fare un altro lavoro, dopo quello sul classico, sul design, subito ho iniziato a pensare a un'idea che poteva essere quella più sorprendente anche per me, ecco. Abbiamo immaginato un ipotetico futuro dove lo spazio interno e quello esterno sia praticamente inesistente, c'è un ritorno all'essenziale, quindi creare un'atmosfera che potesse essere così visionaria, onirica, dove il mobile può diventare protagonista. Il lavoro del regista può avere dei legami, come entrambi in qualche modo partiamo dall'osservazione della realtà, cerchiamo di interpretarla, cercando poi delle soluzioni che ci sembrano personali, no? Originali. C'è un legame quindi con il colore, con la forma, l'atmosfera che cerchi di ricreare. Abbiamo pensato che per valorizzare anche questa atmosfera, così un po' anche onirica, fosse importante girare di notte e di conseguenza la luce diventa fondamentale. Come diceva Fellini, la cosa più importante del cinema, e quindi è sempre fondamentale in qualsiasi ambito, in qualsiasi lavoro si decide di fare. Però in questo caso cercheremo di lavorare con una luce che possa restituire questa atmosfera onirica e surreale al nostro racconto. È una forma d'arte che inevitabilmente è vicina al mio lavoro. Per me, insomma, è anche un'opportunità, un privilegio poter esplorare dall'interno un mondo che in qualche modo conosco, ma non in maniera così approfondita. Quando ho fatto il cortometraggio precedente, Before Design Classic con Simone Ciarmoli, mi sono trovato molto bene perché mi è stata data una grande libertà espressiva, creativa, c'è una sintonia tra di noi a livello di gusto e quindi sono stato felice di aver avuto la possibilità di misurarmi con un nuovo racconto, una nuova sfida. E con Simone, insomma, ci siamo messi al lavoro per cercare di fare qualcosa che ci potesse sorprendere di nuovo, e quindi mi auguro che, insomma, se ci sorprendiamo noi, magari ci sarà anche lo spettatore che si sorprende.